Mi chiamo Carlo Nappi, ho 35 anni e sono l'artigiano della cartapesta. E ho realizzato le statue per la mostra Déjà Vu dell'artista Anate Utalit. Ho iniziato questo percorso un po' per gioco, perché vedevo i miei maestri lavorare la carta e questo materiale così particolare per me, molto molto particolare, si permetteva di realizzare qualsiasi cosa. Ed è iniziato un po' per gioco, frequentando le botteghe, andando a rubare, per così dire, un po' i segreti del mestiere. E ho iniziato a sperimentare, anche un po' da solo. All'inizio magari si commettono anche degli errori, però man mano poi si arriva a una tecnica. Ed è stata soprattutto anche una scommessa con me stesso, perché poi, sai, molti dicono: Carlo, ma magari oggigiorno è difficile intraprendere un'attività del genere. Però io ci credo, ci ho creduto tanto e continuo a crederci. E dal 2018 ho iniziato a collaborare con Made in Cloister. La mia prima esperienza è stata con l'artista cinese Lui Jiahua. Quest'anno invece lavoro con un artista thailandese, Anate Utalit. Ho realizzato due sculture in cartapesta, una rappresenta il doriforo di Policleto e l'altro invece è il Buddha thailandese. Per realizzare queste statue abbiamo deciso, insieme a Davide, insieme a Pio, di utilizzare la tecnica a fresatura meccanica per far sì che le statue fossero quanto più fedeli alle originali. Successivamente questa fase poi sono intervenuto io con le mie mani a completare, creare la struttura interna, ricoperte di carta e colorate con un effetto che simulasse il marmo.